Phoenix Xur in ritardo ovviamente per colpa della Day One, ma siamo su la torre, solito posto all'hangar. Xur lo trovate qui nell'angolino in alto che vi aspetta con questa settimana che vi vende il cuore gelido, da non confondere con il Divinity, che si assomigliano molto. Questa spara un raggio laser ad arco continuo alimentato a fusione fredda, infliggendo tanti più danni quanto più rimane sul bersaglio. Quindi più sparate, più fate danno. In più c'è inverno terminabile, genera praticamente tracce ioniche, modalità danni elevati. Quindi quando raggiungete un certo punto di danno, a un certo punto vi fa pure le tracce ioniche. Quindi in teoria è da utilizzare con le sottoclassi ad arco. Poi abbiamo le impugnature sigillate degli Ankara. Infliggere danni corpo a corpo, ricarica l'arma attualmente equipaggiata e aumenta di molto la statistica efficace in volo di tutte le armi per 5 secondi dopo aver inflitto, scusate, danni con il corpo a corpo. Quindi è una statistica per il caccia che è un po' così e così. La carezza della divinità larvale, penso che l'unica parentesi di queste esotica qui sia quando si bugga e fa troppo più danno del dovuto. Le uccisioni corpo a corpo aumentano i danni corpo a corpo per un periodo di tempo, ulteriori uccisioni ne estendono la durata e l'effetto, quindi è un'esotica da utilizzare completamente solo esclusivamente con il corpo a corpo. Le statistiche di entrambi sono un po' così. Poi ci sono invece le armiglie di Kernstein, che le uccisioni corpo a corpo rigenerano istantaneamente una gran porzione di salute e l'effetto continua dopo il colpo per un breve periodo di tempo. E questa è una discreta esotica per fare qualche contenuto in solo, per recuperare più vita ogni tanto quando ci serve, diciamo tra virgolette a comando, con il corpo a corpo, con la manata. Il roll è un po' bruttino, quel 23 di forza è buono, ma tutto il resto è molto molto basso. Quindi a livello di stats in realtà non consiglio nessuna a utilizzarla, solo le armi, il resto per collezione. Allora, come vi dicevo, Xur vende roba delle stagioni passate, quindi come vedete c'ha lo sgomento a fuoco, che è un'arma della season di Kalus dello scorso anno. Le alternative non ci sono, perché a parte l'Igelos le altre non le trovate. Rilevatore di minacce e furia concentrato sull'automatico. Abbiamo fuori legge lapide su disparità, che non è bruttissimo per il PvE, ci potrebbe sta, potrebbe essere tranquillamente un buon roll. Il disparità è un discreto impulsi, è uno di quelli che spara raffiche di 4 colpi, quindi è personalmente uno dei migliori. Vantaggio enigmatico, armata supporto, la lascerei lì dov'è, sottopelle con pugnatura, bruciapelle e tiro d'apertura, lasciamolo lì dov'è. Lontano futuro con estrazione celere e demolitore, beh. Vento assassino e furia per ribattuta esplosiva, beh. Ronda notturna con sussistenza furia lo lascerei lì dov'è, perché se non sbaglio la campagna New Light ne dà uno migliore, se non ricordo male, quindi in caso tenete quelle, tenete quello. Falco lunare con tiro d'apertura discreto per il PvP, racconto dell'uomo morto con vento assassino invece no. Allora, armature, vediamo un attimino, intanto qua ci prepariamo per gli altri PG. Siamo con la strega in questo momento e abbiamo dei guanti un po' così, petto un po' così, il casco c'ha 22 di resilienza e 19 di forza. Se volete incentrare una build, la seconda statistica della vostra build sulla forza potrebbe anche starci, perché 22 di resilienza non è male, però sappiamo benissimo quanto in realtà non serva, e le gambe altrettanto no. Sul cacciatore invece, vediamolo da qua, abbiamo delle braccia invece con 24 e 22 di forza. Questo potrebbe eventualmente essere buono per una build con l'omniculo, se lo utilizzate eventualmente. Il petto invece no, il casco altrettanto no, le gambe altrettanto no. Titano, vediamo se c'è qualche armatura interessante sul Titan. Ci sono delle braccia con 17 di mobilità che non ci serve assolutissimamente a niente. Un petto con 57 di overall 0, un casco 0 e le gambe altrettanto brutte. Quindi direi che forse l'unica pezzo di armatura che si salva sono le braccia del cacciatore, e poi tra le armi leggendarie io prenderei disparità, che brutto non è.